Ora però, Brandolesio, la scheda. Michele Brandolesio, nato a Pordenone il 26 novembre 1976. Professione carabiniere, attaccante della Varian Mortean. Ama viaggiare e stare con la famiglia, non sopporta l'invidia e l'arroganza. Si definisce una persona corretta e ha il pregio di essere leale, il difetto di essere irascibile. Ascolta le hit del momento, legge pochissimo, dice, quotidiani al massimo. La sera prima della gara cena fuori con la famiglia, tifa Udinese. Il suo idolo non ce n'è uno in particolare, dice di apprezzare i giocatori tecnici. Se in un'altra squadra sarebbe il Pozzuolo, dove ha iniziato a giocare prima di girare ben in 5 diverse regioni. Segni particolari? Un mancino naturale, afferma, il destro lo uso solo per salire sull'auto. Michele è così, insomma, il destro non si usa in campo. No, solo per salire sull'auto. Basta. Ma è diventato qualche allenatore, si arrabbia o no? Sì, sì, sì. Anche quest'anno mister Pontone ogni volta mi dice una prova. Però i mancini hanno questa... Se un mancino che fa la differenza, però, insomma... Non è questo caso. Sono mancini, no, Rinaldi, ti aiuto, sono difficili da ostacolare, no? Sì, perché praticamente chi comincia a giocare in difesa si abitua a marcare i destri, i sinistri hanno la palla dall'altra parte e i movimenti sono non è solo una leggenda del caso, insomma, il mancino ti mette in difficoltà. No, è vero, e quindi è un vantaggio sicuramente, anch'io quel poco che ho giocato sono mancino, ecco. Ho fatto l'ala sinistra e so cosa vuol dire, insomma. Ma faremo una partita finale. Ma ti finale. Ha segnato mai lui? No, perché giocavamo insieme. Giocavamo insieme. Ho salvato la porta dei suoi errori. Sì, figuriamoci. Quando si sarà la partita finale del Gazzettino, Rinaldi. Non sono all'altezza di giocare con loro, insomma, l'età non lo permette. Ti metteremo come mister, dai, perché ricordiamo che appunto oltre ai 22 della Rosa che saranno premiati ci sarà questa partita finale fra i primi 36, ovviamente, perché faremo due squadre da 18 come si compete, in uno stadio ancora da definire, ma insomma magari proviamo a sognare un po'. Servono voti, anche servono per i tre protagonisti, anche, servono quindi. Mancini, la Varian Mortean. Stagione più che positiva, sì, no? Sì, una stagione positiva, considerando che comunque... l'anno scorso c'è stata questa retrocessione, tra virgolette, non particolare, fuggi di diversi giocatori, mister, quindi si sono trovati quest'estate con una società, un gruppo da formare completamente. L'inizio è stata un po' duretta, faticavamo a fare gol, a creare occasioni, adesso è un periodo che sta andando veramente bene. Ingranando. Sì, abbiamo ingranato, c'è stato anche l'inserimento di un paio di giocatori nel mercato invernale, quindi adesso sta andando bene, speriamo. Insomma. Ti interrompiamo solo un attimo perché abbiamo una chiamata in linea, pronto? Pronto? È uno scherzo. Pronto? Pronto? Pronto. Non sentiamo niente, allora Martina, facciamo l'ultimo tentativo. Pronto? Ma io l'ho. Pronto, buonasera. No, ecco, basta sì. Dirlo, se volete parlare con Martina. Con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, sono Massimo Burello, da Manzano. Buonasera. Ci dica volevo tutto. Volevo rispondere al quiz e salutare tutti i vostri ospiti, visto che li conosco bene. Prego, andiamo con i saluti. Volevo salutare Brando, che è il bomber della Varian. Brando, sì. Stasera è stato accompagnato dal grande di Mag Magazine, Grigor, e volevo soltanto Mattia Paolucci, che da tanto che non lo vedo non lo sento. Ciao Massimo. Tanti saluti anche dallo studio. Grazie. Bene, pronti per il quiz? Quale? Foto o domande? Domande. 1, 2. Sì, Massimo, giusto? Sì. Perfetto. Allora, la 1, la 2 o la 3, Massimo? La 3, mi suggerisco. Abbiamo sentito. Allora, la domanda del quiz numero 3 è: quale squadra è attualmente in testa in prima girone A? È il sesto Reggio, dovrebbe essere. Il sesto Bagnarola. Ecco, sì, infatti, okay. Bravi. Ti facciamo un applauso, Massimo, perché hai indovinato.
Era facile. Massimo, quindi Massimo con Massimo. Allora Massimo, ti ricordo che lunedì pomeriggio puoi venire a ritirare il tuo omaggio, che sarà un omaggio a scelta, perché avrai delle scatole chiuse e dovrai scegliere anche lì A, B o C, quella che preferirai. E lunedì pomeriggio ti ricordo che l'abbigliamento Centro San Marco, sulla statale che da Udine porta a Mortegliano. La parolina magica del giovedì è? Chi è preparatissimo? Sì. Beh, ma immagino che porterai anche la signora, perché daremo un volto a questa voce, vero? Beh sì, penso proprio di sì. Anche perché presto è San Valentino, sai, una cosa tira l'altra, Massimo. E lunedì pomeriggio ti aspetto, va bene? D'accordo. Ciao, grazie, bravo Massimo, Massimo, grazie. 2-0 intanto l'Udinese, quindi raddoppio della Roma. Raddoppio della Roma. Direi andiamo avanti anche perché... No, no. C'è Paolo che ti sta chiedendo la sua frase tipica: bevi dalla gomma. Questo è stata la mia invenzione, sempre 1-0. No, abbiamo dei problemi di ricezione. Assolutamente, ecco, diciamo. Sì. Bene, andiamo avanti. Sempre 1-0, quindi. Anche perché se no, speriamo grande che gol, fortuna, dai. Grande gol che ti fa l'inese, di dispiacere. Infatti. Avevi avuto anche tu l'illusione? O hai proprio avuto un problema? Guardavo, cercavo di guardare lì, no, ma siamo ancora 1-0. Ecco. Sì, 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 assolutamente. Ogni tanto vediamo qualche immagine e c'era solo un replay, quindi tranquilli. Stasera proprio, guarda, siamo a posto.